Salve, proprio tu, perdonate l'atmosfera soffusa, ma sono appena tornato da una bellissima fiera dell'usato nella quale mi hanno fatto dei bellissimi regali di compleanno e adesso ve li faccio vedere. Allora, direi che iniziamo con dei nuovi amici che abbiamo trovato, questo bellissimo delfino grigio. Non so ancora come chiamarlo, penso che lo chiamerò una cosa tipo Delfinus da EcoQuest di Sierra, come suggeritomi da Gianluca Santiglio nei giorni scorsi, ma devo ancora vederci, vogliamo fare la foto simile, poi farò vedere anche da dove tratto. E qui abbiamo questa bellissima, quando viene fuori, questa bellissima balenona gigante. Madonna, quanto è bella! Non so dove metterla, non so ancora come chiamarla, ma insomma, accetto suggerimenti. E adesso diciamo che possiamo passare a quella che sono i giochi, insomma, la cosa più interessante di questo piccolo video. Ecco, qui abbiamo la scatola del mistero che sveleremo a breve, anzi brevissimo. E poi iniziamo la nostra carrellata con uno dei trovamenti più particolari di oggi, cioè Sonic Gems Collection PlayStation 2, una collezione che io avevo già avuto per GameCube, ma poi ho dato via scioccamente. Una collezione dei giochi brutti di Sonic, in un certo senso, non, vabbè, in realtà non proprio, perché qui abbiamo Sonic CD, che è una delle poche riedizioni di Sonic CD prima che arrivasse sugli store digitali con la nuova versione. Sonic The Fighters, che è una sorta di picchiaduro con i personaggi di Sonic 3D dell'epoca Saturn, e un altro gioco Saturn che è Sonic R, un bruttissimo gioco di corse con i personaggi di Sonic che corrono a piedi. Poi abbiamo dentro tanti altri giochi da sbloccare, come Sonic the Hedgehog versione Game Gear o Master System, Sonic Spinball sempre versione 8-bit, e altre cose come i due giochi di Tails, che sono la vera chicca forse di tutta questa collection. Dentro abbiamo questo bellissimo Get the VIP Experience at Sega City. Wow, anch'io voglio diventare un VIP, voglio la VIP Experience di Sega City. Ed è una sorta di catalogo, insomma, dei giochi Sega dell'epoca PlayStation 2. Quindi abbiamo Sonic Heroes, abbiamo l'altra collection di Sonic Belly invece, e altre cose come Astro Boy, che non sapevo che era distribuito da Sega, e anche cose tipo il mitico Shadow the Hedgehog, gioco di cui tutti sono scordati per fortuna. Qui tanto perdiamo il fuoco. Però l'altro gioco, un altro gioco più recente che attendevo da tempo, è questo: The Blob per Wii, il primo The Blob. È un gioco che dovevo recuperare per Wii già da tantissimo tempo. Vediamo un po' cos'è, una sorta di platform dove noi siamo questa sorta di blob che colora in un certo senso questa città in cui sono stati portati via i colori. Qui abbiamo ovviamente il nostro disco, qui abbiamo il classico libretto da giochi Nintendo e un fantastico libretto sempre in bianco e nero, come la tradizione degli ultimi anni, nel quale insomma ci sono spiegate diverse cose sul gioco. Ma passiamo alle cose ancora più interessanti. Cosa abbiamo qui? Questa è una bellissima cartuccia NES, ovvero Super Mario Bros. 3, che a me mancava, a dire la verità. Ce l'ho, io ho la collection, insomma, Super Mario All Stars su Super Nintendo, ma mi mancavano le versioni 8-bit di questa fantastica, insomma, saga di Super Mario. Questo è uno dei giochi più belli che potete trovare su NES, e l'ho trovato nella sua versione loose, con però un bellissimo dentro il bellissimo manuale, tenuto un po' bene, un po' male, nel senso che manca, adesso non riuscirò mai più a tirarlo fuori ovviamente, ma manca copertina, però il manuale dentro è completamente integro e in perfette condizioni. Se non lo distruggo io adesso, infatti, vedete qui c'è Memo, e io sono molto emozionato perché io diciamo che non ho mai avuto un manuale così a colori di una cartuccia NES. Ho solo qualche manuale di qualche cartuccia Game Boy, ma NES no. E qui ci sono illustrate tutte le tecniche del gioco, le varie cose, i personaggi con i fumetti. È una cosa molto bella. Questa sera mi sa che lo proverò. E poi abbiamo la chicca dei miei ritrovamenti di oggi, che è questo. Allora, non so se sia in realtà un bellissimo gioco, un capolavoro, scusate, ecco, ma questo si tratta della versione
Game Boy di Adventure of Lolo. È una cartuccia semi-loose, perché insomma è loose anche se ha questo case, un po' però è molto rovinato lo sticker qua, vedete? Però a me non interessa molto, perché mi interessa giocarlo. Soprattutto questo l'ho voluto comprare un po' perché mi interessava il gioco in sé, un po' perché, se riuscite a vedere qui, c'è il simbolino del Super Game Boy, quindi vuol dire che se mettiamo questo gioco nel Super Game Boy avrà delle feature tutte sue particolari che non vedo l'ora di scoprire e andare a, insomma, a provare. Adesso vediamo cosa c'è nella scatola del mistero. Dentro la scatola misteriosa, in realtà c'è una cosa un pochino più banale di quanto non ci si possa aspettare, ovvero un bellissimo e nuovo, si fa per dire, Super Nintendo. Allora vediamo qui il joypad, in ottime condizioni devo dire, è ottimo, sembra ottimo come condizioni, meglio di quelli che avevo già. Qui c'è la macchina che adesso andiamo a vedere, poi qui abbiamo un cavo antenna che mi sa che non userò perché ho il cavo SCART, e anche un scarsissimo un alimentatore non originale, che insomma dovrebbe andare bene, ma adesso poi vediamo. Anche qui ho un alimentatore originale, quindi penso che userò quello. E qui abbiamo la nostra fantastica macchina, la piattaforma, la macchina, il Nintendone, insomma, che non riesco a far uscire dal... Ta-da! Non vedo l'ora di provarlo perché il mio si era rotto, lo dovrei mandare a riparare, però insomma questo mi sembra in condizioni altamente migliori, quindi non vedo l'ora di vedere come funziona con tutto, col Super Game Boy, con l'adattatore e via dicendo. E quindi niente. Ragazzi, popolo YouTube, non so voi, ma io sono eccitatissimo per questi regali, non vedo l'ora di provarli, adesso stasera li metto qua e piano piano inizio a installare tutto e a provare tutto. Intanto vi ringrazio di essere stati qui con noi e noi ci vediamo alla prossima, che sarà molto presto. Mi raccomando, non scordatevi le live di A Tutto Rogue e niente, ci vediamo presto. Ciao!